Scusa Massimo, stavo guardando i video, ok, già preparato, però manca la musica. Sto benissimo, non c'è più. È vero, non c'è la musica, però non mi sono dimenticato. La Pia mi ha detto di non metterla. Secondo me ha in mente altre cose? Non aveva parlato di qualcosa? Sì, è vero, aveva detto che, vabbè, ormai sono passati quasi 2 anni che c'è fuori e sto benissimo, eccetera. Allora forse voleva cambiare. Oh, Pia! Pia! Allora? Stavo bevendo un attimo. Scusate. Che domanda dovevi farmi? Parlavamo di sto benissimo. Siamo nel 2013, abbiamo fatto 100 puntate. Non No, c'è più la musica. non c'è più la musica. È facile la risposta perché sono appena entrata in studio a registrare e quindi volevo non fare sentire più niente perché comunque sia voglio dare quell'aspettativa dei singoli dopo. Sto registrando dei singoli insieme alla mia band e ne approfittavo di fargli delle puntate a Perez, che è mio batterista, a Giorgio Santisi, che è mio bassista, e a Luca Longhini, che è il mio chitarrista, delle puntate speciali su di loro che mi seguono dal 1993, quindi da quando eravamo tutti piccolini e facevamo l'università, senza musica, perché la musica sarà dopo scelta da noi tre quando deciderò il singolo dei due singoli che si daranno rotazione e bacio. Avete qualche altra delucidazione? No, solo che noi eravamo anche curiosi di sapere che cosa andrai a registrare, però vabbè, oh, se hai deciso di non dircelo. No, io sono un po' Scaramantica? sono scaramantica. Allora, vi presento invece il mio pianoforte, che così cambio discorso. Con questo pianoforte ci ho scritto praticamente tutte le mie canzoni da 20 anni a questa parte. E vi saluto poi appunto col mio pianoforte. Però non sono niente, l'appoggio sul mio pianoforte. Ciao.